Buongiorno dalla Slovenia. Abbiamo da poco superato il comune di Prepotto. Siamo entrati in territorio sloveno attraverso il valico di Mernico e adesso ci stiamo dirigendo al paesino di Senik, dove lasceremo l'auto per poi iniziare la nostra escursione verso il Monte Corada. Buon divertimento con Up and Down. Sigla. Subito dopo il paese di Senik abbiamo girato a destra, abbiamo percorso ancora 100-150 metri di strada fino a prendere sulla sinistra la salita al Monte Corada. Qui parcheggiata l'auto e iniziamo la salita attraverso questa strada che poi dovrebbe stringersi e diventare sentiero. Gli altri sono più avanti. Oggi in nostra compagnia ci sono Maurizio e Stefano. Siamo a 40 minuti circa dalla partenza. Dopo la parte iniziale sentiero abbiamo intercettato la strada sterrata che stiamo percorrendo da circa un quarto d'ora, 20 minuti. Non c'è pendenza alcuna, passo piano, proprio una passeggiata semplice, e procediamo verso il rifugio. Il tempo doveva essere pessimo, invece fino adesso è stato clemente. C'è un po' di vento, però nella zona in cui ci troviamo adesso è molto smorzato. Arrivati a questo punto, lasciamo la strada sterrata e giriamo sulla sinistra. Troviamo anche l'indicazione Planisca Coccia e quindi adesso procediamo attraverso questo sentierino per tagliare l'ultima parte. Sulla destra abbiamo notato questo rientro con una piccola grotta. Finisce qua davanti, possiamo tornare indietro. Procedendo sul sentiero dopo la svolta sulla sinistra per il Planisca Coccia. Ultimo tratto di salita, lasciamo nuovamente la strada e procediamo dritti. Eccoci arrivati al rifugio.
strada. Siamo a Zarcina, di fronte a noi il santuario di Castelmonte. La casetta dei sogni di Maurizio. Nuovamente all'auto, abbiamo impiegato 3 ore in movimento effettuando 12 km per circa 440 metri di dislivello, tempo totale 4 ore e 20 tenendo conto delle pause, anche la pausa pranzo che abbiamo fatto al rifugio su in cima. Anche questa un'escursione da fare quando si ha poco tempo a disposizione, quindi con 4 ore è possibile farla tranquillamente. Si può anche accorciare e farla in 1 ora e mezza, 2 ore, o eventualmente anche allungare fino a 5-6 ore secondo i giri se vogliono fare. Alla prossima, ciao!